Aumento delle disuguaglianze di genere ed età nel mercato del lavoro e pensioni che nei prossimi anni rischiano di essere sempre più povere senza un'inversione di tendenza. Sono alcuni dei temi che emergono dal rapporto annuale dell'INPS presentato alla Camera. Una relazione, quella del presidente dell'INPS Pasquale Tridico, che ha fornito uno spaccato di un'Italia che prova a ripartire dopo il biennio della pandemia, ma che è ancora lontana dai target dell'Unione Europea e che deve fare i conti con una crescente disuguaglianza nel mondo del lavoro che si rifletterà nei prossimi anni anche su un ulteriore impoverimento a livello pensionistico. Il rapporto parla di un monte redditi e retribuzioni nel 2021 sopra i 600 miliardi, modesto incremento in termini nominali, quindi rispetto al valore del 2019, ma i redditi sono in calo se si tiene conto dell'inflazione. I lavoratori dipendenti, che percepiscono meno di 9 euro lordi l'ora in Italia, hanno raggiunto i 3,3 milioni, il 23,3% del totale, mentre i pensionati con redditi pensionistici inferiori a 1.000 euro al mese hanno raggiunto il 32% del totale, più di 5 milioni di cittadini. A questo proposito, il calcolo dell'INPS riflette come con 30 anni di contributi versati e un salario di 9 euro lordi l'ora, un lavoratore a 65 anni percepirebbe una pensione di appena 750 euro. Via libera della Commissione europea ad aiuti per 104 milioni a sostegno delle aziende italiane di ogni dimensione, attive nel turismo, ristorazione e attività ricreative. Ne beneficeranno le imprese colpite dalla pandemia. L'aiuto assume la forma di un'esenzione dal pagamento di alcuni contributi aggiuntivi dovuti per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2022. Il sistema mira a sostenere i datori di lavoro colpiti dalla pandemia e dalle restrizioni in vigore durante il periodo di lockdown, che ha visto la sospensione o la riduzione delle attività. L'aiuto non supererà i 2,3 milioni per beneficiario ed è stato concesso prima del 30 giugno 2022. Di recente, contributi a fondo perduto e crediti d'imposta sono stati concessi dal Ministero del Turismo a più di 5.000 imprese turistiche e agenzie di viaggio. Il via libera all'erogazione degli aiuti è avvenuto a seguito della pubblicazione dell'elenco dei beneficiari. Gli incentivi sono quelli messi a disposizione dal Ministero con le risorse del Piano di Ripresa e Resilienza. 25 milioni per i vini di qualità. È stato pubblicato sul sito del MIPAF il decreto che contiene le modalità attuative per l'erogazione dei contributi al settore. È ora possibile passare alla fase operativa del provvedimento che mette a disposizione i fondi per la filiera vitivinicola, risorse che contribuiranno a sostenere e promuovere il comparto, come sottolinea il sottosegretario Gianmarco Centinaio. I contributi sono concessi a sostegno di iniziative volte a sviluppare azioni di informazione, formazione e promozione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione e sostenere lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli, contraddistinti dal riconoscimento UE. Sono ammessi a presentare progetti per la realizzazione delle attività i consorzi di tutela riconosciuti e le associazioni temporanee tra i consorzi di tutela. La percentuale massima di contributo da erogare non supera il 90% delle spese ammissibili. I progetti dovranno avere un importo minimo pari a 100.000 euro. L'importo massimo di contributo per progetto approvato è pari a 500.000 euro. La realizzazione delle attività deve essere completata entro il 31 luglio 2023. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata all'8 settembre di quest'anno. Lo Stato centrale, che quando si tratta di incassare cerca di farlo comunque e anche magari con la forza degli strumenti che ha a disposizione, quando deve pagare a volte si distrae. Infatti nel 2021 sono state emesse fatture per forniture per 18 miliardi di euro, lo Stato ne ha liquidato soltanto 12,8, con una distrazione, per così dire, di 5,2 miliardi. Il fatto poi più serio è che lo Stato ha dimenticato di pagare in modo particolare le piccole e medie imprese, che poi sono quelle che più stanno soffrendo pandemia e guerra.